Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Così non è giusto metterla così, perché nessuno vuole punire i poveri, ma il reddito di cittadinanza, quante volte l'abbiamo detto, adesso non abbiamo tempo di andare in troppi particolari, ma non funziona e non è il modo giusto di aiutare i poveri. Avevamo tanti altri sistemi prima, abbiamo cambiato nome, l'abbiamo complicato. Una proposta: ma perché non chiediamo ai comuni di aiutare le persone che hanno bisogno, che conoscono le questioni nelle città, invece di aver creato un nuovo aiuto, un nuovo carrozzone, una nuova complicazione? Questo sarebbe stato una cosa intelligente. Cernini, tu dire non sai cos'è il reddito di cittadinanza. Tu non sai cos'è il reddito di cittadinanza. Abbi pazienza. Abbi pazienza. Io lo so benissimo. No, non sai come si applica, non sai cos'è, perché sennò non diresti questa cosa qui. Non ha funzionato. Ma certo, lo so, anch'io mi astenni, cose, perché la pretesa fare di fare uno strumento per l'avviamento al lavoro non era fondata. Ma ragazzi, ha tirato fuori dalla povertà assoluta 1 milione di persone. Il 75% di chi lo prende non è in condizione di lavorare. È anziano, è disabile, eccetera, eccetera, è minore. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Allora, i comuni, il nostro reddito di inclusione, quando lo facevamo, certo, ma era una cosa che accompagnava l'assegno, nel senso di integrarlo con delle politiche pubbliche. Allora. Ma adesso qua, sai cosa si pensa per i comuni? Ti ricordi l'ECA? Andare a vedere il poveraccio e dargli una mano a prendere il pane? Cioè, ma qual è il paese europeo che ha delle misure di questo genere? Qui stiamo tornando dietro con la testa. Attenzione, guarda la Germania, guardiamo questi paesi qui, ragazzi. Che paesi andiamo a guardare? L'Italia degli anni 60. Allora, rapido, se venire poi scansi. Io sono convinto che i comuni potrebbero fare... No, ripeto, non può dirmi che non conosco il tema perché non sono d'accordo, caro Bersani. Lei mi sa pure simpatico. No, se dici così, se dici non ha funzionato, dici una cosa che non sta in piedi. Le persone povere vanno aiutate, ecco, ma non così. Leggiti l'Ista, leggiti l'Inps. Allora, Andrea Scanzi. Leggiti la Commissione Saraceno. E poi vedrai se fai quella conclusione. Ma lì. Voglio sapere da Andrea Scanzi, sul reddito di cittadinanza che tanto Conte, fa discutere... Ecco, quello Scanzi. Lì è la risposta. Ti sembra di giustiziare Giuseppe Conte? No, stai sentendo Pierluigi Bersani, uno di una sinistra di governo, va bene? Bon. E questa cosa qui, attenzione, sto parlando delle esigenze di avere un paese civile che non disprezza i poveri. Lo voglio anch'io, onorevole Bersani. Allora, forza. Allora, Andrea Scanzi, sul reddito di cittadinanza siamo davanti a una scelta...